<ride> Però a me eh, insomma nel, questa sera mi hanno fermato in quattro mi... chiedigli eh, dei Cesaroni dei Cesaroni, di... chiedigli dei Cesaroni. In quattro solo da qua calcola, perché pure è più da prima. E io te lo devo chiedere, insomma, sti Cesaroni. Comincio a girarli a novembre. <ride> Ci abbiamo pensato 15 anni. Cioè, I primi cinque anni magari sono stati di desaturazione, perché comunque è, stata, è stato un fatto di Cesaro. Eh. E, e poi eh, è nata questa esigenza di, di riprenderli, ma molto da parte mia, perché sapevo che avremmo potuto dire tantissime cose. Poi, Ovviamente sì, vedremo, rimandiamo, facciamo di qua di là, sono successe altre cose, altre serie, altri lavori, pure per tutti gli altri, vite che sono un po' cambiate e, e poi però io giuro, non lo dico per plageria, c'è cioè una pressione c'è stata, ma veramente per strada, eh, Infatti quotidianamente. Sì, vabbè, ma quando rifai i Cesaroni. Eh, sì, bello, ma quando è come sì, ma tu padre cioè la, la stessa sì, idea: che Cesaroni. Cosa. Che questa roba a un certo punto l'abbiamo cominciato ad avvertire. Poi è andato su Netflix. E in eh, otto settimane, ha fatto dei numeri pazzeschi. E quindi alla fine ci siamo detti a, come si dice, a, richiesta a, maggio, a grande richiesta. A grande richiesta. A, grande richiesta. E, a grande richiesta. E ora, però, non è semplice perché c'è cioè un'eredità importante. Certo. Soprattutto c'è un pubblico che sa vita, morte e miracoli quindi <ride> grande eh, responsabilità. E, e è una, cioè dobbiamo essere molto attenti perché è un prodotto che è andato un pochino al di là de, di una fiction andata bene anche delle aspettative forse ah, no? vabbè quello proprio, quello, quello proprio però insomma io sono molto contento di quello che stanno scrivendo e, e perciò, insomma sì, a novembre si riapre il set io penso che per la fine del 2025 diciamo che nel 2025 lo vediamo dai lo vediamo dai lo aspettiamo, eh? lo aspettiamo tutti. Senti, eh, siamo arrivati a un'altra cosa invece, dove abbiamo una clip che è bellissima, questa è recente. Una